Probabilmente metteremo uno specchio grande qui, delle foto, delle stampe e magari tipo un mobiletto molto basso qui per contenere qualcosa. Però non ci andava di mettere un mobile grande qui perché ci piaceva il fatto che si vedesse il corridoio fra porta e cucina, quella cucina. E povero Loki, sta spavando cucciolino. Questo è la parte, diciamo, dove io magari lavoro al computer e se vogliamo magari cenare con gli amici, questo tavolo l'abbiamo preso su Keyfoam ed è estendibile, arriva fino a 2 metri. Perdonate davvero le voci, ma sono incontrollabili in questo momento del giorno. Queste poltroncine abbiamo prese sempre dal sito Keyfoam e appunto questo tavolo poi si estende. Sofà ed è la collezione maestro, quella un po' più di alto livello, e se vi interessa il modello è battito d'ali, è comodissimo, cioè proprio stracomodo, tutti ci dicono che è comodissimo e anche noi riteniamo che sia molto comodo. Poi lì, allora questa vabbè, è una lampada sempre di poltrone sofà. Non mi ricordo che stile è, però è un quadro
questo angolino della casa mi piace da matti. Io finché si riesce, insomma, lavoro qui fuori, soprattutto il pomeriggio, pranzo fuori.
Questo letto è stato fatto da un falegname in anni, sì anni, in mesi, e ci ha messo circa 3 mesi più o meno, e è fatto su misura, è rovere, e ricorda molto i letti di montagna, se ci fate caso, perché noi siamo grandissimi fan. Sei cassetti, questo è uno piccolo, comunque 6 cassetti che si aprono.
cosa verrà. Questa è la vista che abbiamo quando ci svegliamo, insomma si vede tutto, poi quando viene l'autunno si vedono tutte le foglie un po' gialle, è veramente, cioè per me è meraviglioso vivere in campagna, è bello anche solo per questo. E poi passiamo all'ultima stanza. Si va al piano superiore, come vedete è esterno e appunto Loki ci sta già aspettando. E come vedete anche qui è vuoto, cioè non c'è praticamente nulla. Queste scale So se vi ricordo.